La città di Fano si prepara ad ospitare grandi eventi legati alle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Ruggero Ruggeri che ricorrevano lo scorso anno. La manifestazione si terrà dal 26 al 28 maggio e vedrà il coinvolgimento di circa un centinaio fra relatori, attori e artisti. Ricco anche il programma, che è stato illustrato nel dettaglio dal direttore Massimo Puliani e che comprende il convegno europeo su Pirandello, il premio Ruggeri, a cui prenderanno parte 12 attori under 30, e l'iniziativa nella casa natale del celebratore fanese, a cui Pirandello, premio Nobel per la letteratura nel 1934, dedicò i suoi celebri drammi rappresentati in tutto il mondo. Quattro giornate intense dove appunto si misureranno sia i grandi interpreti sia i giovani interpreti. Questo è il senso del premio Ruggeri e del meeting europeo, quello di mettere insieme appunto una modalità interpretativa, quella che fa capo al nostro concittadino Ruggero Ruggeri, che è nato a Fano, e quindi in questa circostanza abbiamo pensato di dar corpo alle relazioni con Pirandello, con il meeting appunto che è in programma a livello internazionale giovedì mattina dalle ore 9, aperto a tutti, quando si confronteranno ben 30 relatori da tutte le università, da tutte le accademie, dalle parti dell'Europa. E poi nel pomeriggio ci sarà alla Pinacoteca San Domenico l'interpretazione invece dei componenti della giuria, quindi l'attore Carlo Simone, Arianna Ninchi e Giardini, che praticamente faranno appunto delle performance di carattere pirandelliano per far vedere ai giovani che sono qui presenti per il concorso, quel concorso che avrà luogo appunto venerdì mattina dalle ore 9 alla Pinacoteca, ecco che i giovani potranno vedere come interpretano i grandi maestri e al tempo stesso pensare che loro stessi sono i nuovi protagonisti di questo premio Ruggeri Under 30. Nell'ambito del convegno poi saranno presentate alla Rocca opere e videoinstallazioni su tematiche pirandelliane, identità, pazzia e malattia, con proiezioni nell'ex cellette firmate dai giovani dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, mentre nella Galleria d'Armi si terrà la mostra intitolata Il corpo e il drappeggio nello spazio scenico. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, occorre una prenotazione solo per Casa Ruggeri. Dopo il primo appuntamento appunto alla Rocca Malatestiane e quello successivo alla Pinacoteca, si andrà veramente nella sede dove c'è l'anima di Ruggero Ruggeri, che è appunto la casa natale. E nel Corso Matteotti, appunto a Palazzo Bracci Pagani, abbiamo costruito un itinerario teatrale dove possono entrare solo 30 persone alla volta, quindi sarà un percorso che vedrà partecipi appunto gli attori finalisti del premio Ruggeri, gli studenti della scuola e liceo Nolfi Apolloni, e soprattutto ci sarà la possibilità di sentire la grande voce di Ruggero Ruggeri.